Oh, oggi proviamo il seed di Sonic.exe. Vi lascio già il seme per chi vuole provarlo. E noi ragazzi, mettiamo anche le bulle bonus e ci becchiamo dentro. Ok, devo dire che questa è una delle ultime Oh mio Dio, ancora quelli. Vabbè, ragazzi, io penso che il video può finire pure qui. Sì, allora. Ragazzi? Ragazzi? Scusa? No, no, dai, non faccio neanche ora iniziare il video che... No. No, 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 no. Qualcuno mi spieghi chi sono? Cos'è sta roba? Comunque, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere... Senza che mi sia da qualcosa. Oggi andiamo a vedere... Aiuto! Andiamo a vedere il sito di Sonic.exe. Ho messo il... Che casino. Ho messo il seed. Ma che sta succedendo? No, ma ragazzi, ma che creatura è sta roba? Oddio. Non l'ho mai vista in vita mia, sta creatura. E quella che striscia, Oh mio Dio, che No, 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 sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando. Sonic, dove sei? Sonic, Sonic, aiuto. Sonic, oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, 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 ragazzi. Questo, ho capito che questo è un video particolare, non è un video come gli altri. Penso che l'abbiate capito. Madonna, che brutto, ma chi è? Ragazzi. Oh mio Dio. Ragazzi, scrivetemi qui su nei commenti di che creatura si tratta. Che boh, potrei. Ditemela qui su nei commenti, ragazzi, che andremo a approfondirla. Perché è la prima volta che la vedo. Sono sincero. Sono 2 anni che faccio queste cose. È la prima volta che vedo quella creatura. Non lo so. Vabbè. Comunque, andiamo in cerca del nostro. Ancora. Vabbè. Ragazzi, torniamo a noi. Oggi andiamo in cerca del seed. Comunque, il seed è già questo. Oggi andiamo in cerca di Sonic.exe. Come sappiamo, siamo nati in questo seed qui molto particolare. Come potete vedere, ci sono queste cose qua. Sappiamo che comunque in molti livelli di Sonic ci sono quei livelli lì. Cioè, ma io devo stare attento a ogni passo che faccio. Si vede che proprio questo mondo qui è proprio maledetto male. Ma guardate che roba. C'è proprio un maledetto a tantissimo, ma proprio tanto. No, io ho preso un colpo di rispetto. Perché lì c'è un blocco nero? Vabbè, io più vado avanti ad esplorare, più capisco che chi me l'ha fatto fare di fare questi video. E cos'è sta roba? Ma si può prendere tipo carbone? Carne marcia. No, non sto mica capendo, ragazzi. Mi serve il vostro aiuto qua perché non ho ben capito di perché appare quella roba nera lì in questo mondo che sembra pressoché infinito. Però io devo cercare di cambiare bioma. Che blocchi sono? Ragazzi, ma che succede? Ragazzi, ma questo sito qua è stranissimo. E secondo me questo sito qua necessita di po... Sì. Ok? Signore, tutto bene? Oddio, no. Oia, che buco qua. Ok, ragazzi, proseguiamo. Perché, come sappiate, non è il nostro obiettivo trovare quel coso lì. E anche quel coso che abbiamo visto all'inizio, che sinceramente mi ha terrorizzato. Non me l'aspettavo di trovare quella roba lì. Però l'abbiamo trovata. Molto strano, però. Ancora. Oddio, ragazzi. No, no, io voglio sapere che cos'è quella roba. Ma non è l'episodio adatto in cui andare in cerca di quello. Io, come potete vedere, sto vagando nel nulla perché il seed è veramente un po' antipatico sotto questo punto di vista perché non ti dà le risorse necessarie. Infatti, a me quello che mi serve è un po' di cibo e prendermi un pochettino di legna, almeno per sopravvivere un pochettino. Non lo so. Ok, qui abbiamo qualcosa. Intanto con la coda dell'occhio lì a destra ho visto un qualcosa di brutto, poiché forse è meglio non andare a vedere. No, 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 sono ancora blocchi neri.
Ma io devo capire, perché so che devo seguire questa direzione qua, però la cosa più brutta che mi fa venire in mente è che non so quanto dura e lunga sia la camminata e molto probabilmente penso che farò un taglio. Ok ragazzi, non vi ho fatto più vedere, però ad un certo punto ho dovuto utilizzare pure la barca, infatti ero con la barca perché era veramente tanto distante. A un certo punto quel bioma lì finiva e siamo arrivati in questo. Adesso andiamo a esplorarlo, vediamo di che cosa si tratta, di che cosa può darsi. Almeno qui c'è un qualche vita. Ok. Questi cosi qua però ma ci sono sempre. E fanno male, fanno veramente male, fanno veramente molto male, fanno veramente molto male. Devo ripararmi. Perché uno, non ho cibo e che adesso mi procurerò da qua, assolutamente, perché va a finire male se no. Cibo, cibo, perfetto, dammi un pochettino di cibo, sperando che non mi insegua alcuna creatura veramente strana. Se lo mangio così va bene lo stesso, tanto per recuperare qualcosa. Ok, perfetto, non è il massimo. Fate conto che non avete visto nulla, perché vi ho mostrato una cosa che non si doveva. Doveva fare? Avevo visto dell'esperienza qui a terra. Non lo so ancora. No, cos'è? Ah, è cosa strisciante, ma non capisco che cosa faccia quello. Vabbè, io comunque proseguo per la mia strada. Come sapete, è una cosa che. Oh, ok. Oh, ok, qui iniziamo già a vedere un pochettino più di cose. Vedo anche il ferro, vedo anche il ferro. Molto importante per la mia sopravvivenza. Che tanto ci scommetto quello che vuoi, che tra qualche minuto andrò a morire a causa di Sonic.exe. Bene, ho previsto già il mio futuro. Vediamo come andrà. Ragazzi, si accettano scommesse. Allora, devo smetterla di dire queste cose perché va a finire molto male. Però ok, allora però dobbiamo creare un po' di content creator, quindi dobbiamo fare così. Allora, vediamo un pochettino. Qui mi sono preso un pochettino di roba. Non ho una crafting, me la faccio subito, nessun problema. Queste robe qui possiamo anche metterle via. Anzi no, questa potrei anche mangiarmela, sinceramente. Così mi tolgo pure un pezzo. Facciamo così. Ci facciamo una bella fornace. Perché ragazzi, adesso vi spiego, perché con la fornace mettiamo a cuocere questo. Certo, non ci voleva un genio capirlo, però ragazzi è da fare così. Allora ci facciamo anche un pochettino così e ci facciamo anche un piccone, però a sto punto ce lo facciamo di pietra, quindi è già molto più efficiente. Mi faccio anche una spada, 1, 2, 3, ci facciamo una spada, anche se ne servivano solamente due, però va bene così. Facciamo anche una spada. Per eventuali problemi riguardo la creatura che andremo a vedere. Scusa? Alice. Ma scusa, chi sei? Chi sei? Ma si sta già imbrunendo. Oddio, ragazzi, sta già diventando scuro. Che cosa faccio? Che cosa faccio, ragazzi? Sta già diventando scuro. Sta già diventando scuro, ragazzi. E con tutte le creature che ci sono in giro, non lo so se convenga. Perché io un letto non ce l'ho. Però, ragazzi, dobbiamo farlo per il bene del canale. Andiamo in cerca di questo Sonic.exe perché non possiamo farne a meno. Eh sì, è diventato notte. Ragazzi, cavolo, non stavo registrando. Guardate cosa mi è venuto fuori su in testa. Guardate che mi è venuto fuori in testa. Ragazzi, ho un'ansia pazzesca. Ho un'ansia pazzesca, ragazzi. Non ho una cavolo di torcia. Non lo so quanto voi potrete vedere. Ma ho un'ansia pazzesca. No, meglio stare sopra le montagne. Ragazzi, ho un'ansia. Ho un'ansia di trovare qualcosa. Che non è meglio forse. Gli orsi? Ragazzi, una. Ragazzi, è Sonic.exe! È Sonic.exe! Ok, allora. No. Madonna, che brutto che è! Guardatelo!
Oddio, ragazzi. No, no, no. Come possiamo fare? Come possiamo fare, ragazzi? Come possiamo fare? Torcia. Mi serve qualche torcia, assolutamente. Se mi metto... Idea una. Se mi metto questo. Magari lui non mi vede. Noi lo vediamo con la coda dell'occhio. Lo vedete, ragazzi? Lo vedete? No, 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 ragazzi, 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 m'ha visto, ma non fa molto male, non fa male, lo sconfiggo, non ha tanta vita, perché slugger? No, ragazzi, lo stavamo per uccidere. No, dov'è che mi... No, ma guarda dove mi ha fatto rinascere. Ragazzi, ho perso tutto. Vabbè, ragazzi, se volete un altro video su questo seed qua, che è veramente molto brutto. E meglio... Oddio, cosa vedo lì in fondo? E ok. No, ragazzi, meglio che me ne vada. Grazie per aggiungermi questo video. Se volete altri video su questo seed qua, che vi sembra veramente molto bello, scrivimi un commento qui sotto. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.